Bentornati in diretta in questa straordinaria sull'emergenza coronavirus, ancora con le vostre telefonate, le vostre mail, le vostre richieste, insomma, di informazioni. Poi rivedremo anche alcuni servizi proprio sull'economia. Abbiamo sentito poco fa il presidente di Federalberghi che ci ha dato conto della situazione davvero difficile e drammatica del comparto del turismo e in particolare di quello alberghiero, ma un po' di tutta la filiera, come ci ha ben spiegato il presidente Lanci. Allora, poi parleremo appunto anche del comparto vitivinicolo più tardi e di quello dell'auto che sono stati messi in ginocchio in modo particolare nella nostra regione, secondo le associazioni di categoria. Allora, una telefonata la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno Laura, tanti Buongiorno, buongiorno. auguri, buona Pasquetta e complimenti a tutti, tutte le equipe di Telequattro. Grazie, grazie. Buona Pasquetta anche a lei, Volevo grazie. solo fare un discorso, se è possibile. Prego, dica. Mi meraviglio veramente, tante volte rimango mai, non arrivo a capire quelle persone che in continuo telefonano nel riguardo del sindaco di Trieste. Se loro non sono convinti, dovevano aspettare oggi e andare a verificare se veramente dichiarazione di lui è stata sincera o se è stato fatto gioco di parole. Chiaro. Questa è una vergogna di tante persone, di posto di pensare per la propria salute, per i propri parenti, per il gergo generale dei cittadini a livello nazionale e internazionale, parlano solo sciocchezze, mamma mia, robe Va bene, allucinanti. chiaro, è chiaro che posto che comunque non si può comunque neanche fare Ma non questa è verifica, non è bella roba, perché tante consentito, però. volte noi ti adoriamo e rispettiamo, rimaniamo mal per causa di certe dichiarazioni di certe persone. Va bene, d'accordo, grazie, grazie del suo intervento, insomma, la ringraziamo per essere intervenuta alla nostra trasmissione, ancora auguri anche a lei, auguri di buona Pasquetta, compatibilmente sempre con la situazione che stiamo vivendo, naturalmente, grazie ancora e buona giornata. Allora, abbiamo già parlato del vaccino, andiamo anche sull'ANSA, se ne parla anche qui. Allora, c'è la notizia di questo prossimo inizio, insomma, fine aprile, quindi fra poco, davvero in Inghilterra dei test accelerati sull'uomo, su 550 volontari sani, del vaccino messo a punto dall'azienda Advent IRBM di Pomezia con lo Jenner Institute dell'Oxford University. Lo ha annunciato l'amministratore delegato, e quindi a fine aprile, in virtù dei dati acquisiti nelle ultime settimane, il primo lotto del vaccino messo a punto da questa partnership partirà da Pomezia per l'Inghilterra, dove inizieranno questi test accelerati su 550 volontari. Quindi questa è una buona notizia che fa ben sperare proprio su un nuovo vaccino per questo virus. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Nadia. Senta, volevo Nadia. un'informazione. Prego, Nadia, dica. A riguardo di essere accompagnata a fare la spesa dal Sì. marito, io ho chiamato i carabinieri e mi hanno detto di no, che non si può. Sì, e infatti, E come comunque mi hanno dicevamo. detto di chiamare la protezione civile. L'ho Sì. chiamata e loro mi hanno detto di sì. Anche a lei la stessa cosa, Sia ho l'altra capito. settimana che questa settimana. Allora, Allora. io vado con mio marito sempre, lui mi aspetta fuori dal supermercato, io vado a fare la spesa. Anche a lei la stessa segnalazione. Comunque, La appunto, stessa da cosa. quella che è la normativa non si potrebbe Ma perché perché non dicono di c'è. sì allora? Non lo so, questo cercheremo di verificarlo perché non si potrebbe, ce l'aveva spiegato anche il comandante della polizia Sì, ho locale proprio qui in parlato. diretta e quindi Ma addirittura la anche protezione mi ha perché detto non c'è ragione per assolutamente cui, sì. mi scusi signora Nadia, non Prego. c'è ragione per cui non debba farla da sola lei o da solo suo marito. Non c'è una vera e propria ragione, al di là di quello che lei può dirmi, appunto, mio marito non sa fare la spesa, come ha Ma detto la sì, signora insomma, non è prima o povero che altro, non sa ma non fare, c'è anche una lo vera e saprebbe propria, non c'è fare. una vera e propria ragione, insomma, per cui non potrebbe Insomma. farla da solo. Quindi
lui mi aspetta fuori, io vado dentro, faccio Lo so, ma non è contemplata questa casistica. Ho capito, ma perché non dicono di sì allora? Non glielo so dire questo, però sì, non è, guardi sì, che detto, secondo me così. rischia la multa, quindi fa bene a non andarci. Insomma. Beh, rischio io, mica loro. Infatti, quindi... E sento un'altra cosina, sì. Anche delle mascherine volevo sapere. Sì, dica. Che adesso porteranno una confezione a famiglia. Sì. Ma le famiglie, ad esempio, che hanno due bambini, portano sempre una confezione? Sì, credo di sì, e comunque poi i bambini non è che devono andare a lavorare, non devono andare a scuola, quindi no, non devono uscire. Fuori, quindi, poveri, esatto, quello. Quindi non, sì, no, a loro bene. Non serve la mascherina. Ho capito, va bene. Quindi, infatti. Grazie, molto gentile. Grazie, grazie Nadia, buona giornata a lei, grazie. Buona giornata, allora andiamo buona Pasquetta anche soprattutto. Volevo ancora andare su altre notizie dell'ultima ora, allora no, stavo guardando ancora quella che viene ripetuta anche dall'ANSA locale, appunto di questa sorta di pranzo pasquale a 8 persone riunite per festeggiare la Pasqua che hanno violato le prescrizioni governative e quindi sono state sanzionate dai carabinieri a Trieste. Proprio in Strada Vecchia dell'Istria. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno signora Laura. Buongiorno a lei. Sono Giovanni. Giovanni, dica. Comunque complimenti per la sua dolcezza, è molto dolce. Ma grazie Giovanni, molto gentile. Eh no, è vero, c'ha proprio un viso dolce che ispira simpatia e empatia a prescindere. Grazie. Senta, le volevo dire un'informazione a quel signore che ha chiamato prima per quanto riguarda l'assicurazione. Sì. Tutte le compagnie assicurative hanno rimandato di un mese dalla scadenza il pagamento delle polizze. Quindi può tranquillamente insomma. Però dal giorno di scadenza, no, i famosi 15 giorni e poi 15 più 15, ecco. Ecco, quindi ce l'aveva comunicato anche un altro telespettatore, è vero? Sono cosa, sicuro. È vero. E poi quando riguarda il prelievo presso altri istituti di credito, si pagano solo 2 euro di commissione. Signora mia. Infatti, quello che dicevo, insomma, piuttosto che rischiare di magari incappare in qualche controllo e prendere una multa salata. Molto meno di un pessimo calice di vino. Ecco. È vero, ha ragione, insomma, sì. È vero, signora. È verissimo, ha ragione, infatti era quello il consiglio, insomma, che davamo. Perché rischiare 300 euro per 2 euro mi sembra. Meglio di no, insomma, dai. E comunque resta dolcissima. Grazie, grazie Giovanni, buona giornata. Grazie, buona Pasquetta anche a lei. Intanto nel vicino Veneto, come vi dicevo prima, c'è una sorta di lockdown soft per volontà del governatore Zaia. Allora, qui vediamo l'articolo di Repubblica. Domattina sappiamo che troveremo più auto in autostrada, più persone che vanno al lavoro, per cui abbiamo scritto questa ordinanza pensando a un lockdown ridotto soft, che però deve mettere in sicurezza anche chi ha spostamenti importanti. Lo ha dichiarato il presidente del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa annunciando una nuova ordinanza in vigore dalla mezzanotte di oggi fino al 3 maggio. Tra le misure confermate o adottate ci sono la chiusura degli esercizi commerciali come supermarket la domenica e festivi, confermate l'attività dei mercati a cielo aperto non più solo alimentare ma anche abbigliamento bimbi, con la conferma della perimetrazione dei varchi vigilati in accesso e uscita con ingressi contingentati con mascherine e guanti e ancora, spiega Zaia, negli spostamenti all'esterno da casa bisogna utilizzare mascherine e ogni altro dispositivo idoneo alla protezione. Le uscite di casa devono essere esclusivamente individuali salvo esigenze di necessità e di tutela della salute come accompagnamento di disabili o minori di 14 anni. È vietata l'uscita di casa con temperatura superiore a 37,5 gradi, temperatura immagino appunto di febbre, insomma. Vietati feste e assembramenti in occasione delle prossime festività, il 25 aprile e il 1 maggio, il picnic, la grigliata o il barbecue all'aperto è autorizzato ma solo nella propria proprietà privata e limitatamente al nucleo familiare residente. Un'altra novità riguarda lo spostamento per l'assistenza al parto da parte del genitore che è ammesso. Ecco, questo
forse una novità appunto rispetto a pochissimo tempo fa. Infine una concessione agli sportivi, ma qui stiamo parlando ancora del Veneto, poi siamo in attesa appunto del pronunciamento del nostro presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga. Quindi in Veneto una concessione agli sportivi, l'attività motoria è individuale, deve svolgersi in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno 2 metri da altre persone. Ho tolto il limite di 200 metri, ha detto ancora Zaia, e questo è un atto di grande fiducia, ma utilizziamo il buon senso, non 4 o 5 chilometri, bisogna rimanere in prossimità di casa. Tra le altre misure, molte riguardano l'adeguamento alle novità dell'ultimo DPCM, come l'apertura di librerie e negozi d'abbigliamento per neonati. Abbiamo cercato di fare una cosa equilibrata e rispettosa con il primo obiettivo della salute dei cittadini. Questo appunto succede in Veneto. Attendiamo appunto novità anche per quanto riguarda la nostra regione. Ci saranno appunto oggi delle indicazioni nuove proprio su questi punti. Ci sono anche, come abbiamo già visto, anche in un collegamento con Bernardo Gulotta davanti alla casa La Primula. Ci saranno anche test sui residenti dei palazzi in cui si trovano sui condomini, insomma negli edifici dove hanno sede queste strutture di residenze per gli anziani, che hanno registrato casi di contagio tra ospiti e addetti. Quindi le case di riposo sono ormai in tutta Italia l'emergenza nell'emergenza coronavirus, ma l'allargarsi dei contagi nelle residenze si sta rivelando con tutta la sua gravità a Trieste e in Friuli. Nel caso del capoluogo regionale non preoccupa solo il triste conto di morti e positivi, ma il fatto che oltre 60 strutture sorgano all'interno di normali condomini, con inevitabile promiscuità fra semplici residenti, ospiti e operatori. La regione ha così dato indicazione all'azienda sanitaria di avviare uno screening degli abitanti dei palazzi interessati dai contagi. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a lei. Sono Stelio. Stelio, buongiorno. Tanto volevo solamente ringraziarvi per tutto quello che fate per noi qua. Siamo un po' reclusi. Tutti quanti. È vero. Per cui bravo tutto lo staff. Grazie Stelio, grazie. Avevo una domandina piccola. Prego, prego, dica. Rispondere. Sì. Volevo sapere, cioè io sono invalido civile al 67%, che poi è molto o è troppo, non lo so, per problemi cardiaci. Io e mia moglie andiamo una volta alla settimana, anche per non andare troppe volte al supermercato, perché per me è anche pericoloso in questo momento. Certo, infatti, dovessi fate bene. Ci andiamo in due, cioè lei dietro, io davanti. Sì. Ho comunque, mi porto dietro una carta ho seguito il follow up, dove appunto c'è scritto che non posso sollevare, fare sforzi, portare pesi. Mia moglie non ha la patente, per cui l'accompagno io, rimango in macchina e fa la spesa e io ritorno a casa. Ho per fortuna 2 supermercati in zona, abito in via Follanini, tanto per dirle. Quindi ho sia Zazzeron che la Despar, praticamente a 2 passi. A pochi passi, sì. Quindi rispettate insomma almeno questa vicinanza, no? Con la casa, con l'abitazione. Sì, perché io non potrei farle da solo. Cioè dovrei andare ogni secondo giorno per non portare pesi, capito? Lo so, però appunto non potreste magari cercare di farvela portare a casa, cioè fare in altro modo, perché appunto come dicevamo questo fatto di accompagnarsi è un po', non è proprio a norma, insomma, ecco. Non lo so come si può fare, farsi portare a casa. E di si solito può ordinare la spesa e farsela portare a casa, oppure può andare uno solo di voi e... Sì, ma mia moglie c'ha oltre 70 anni, sì. Portare anche dei pesi, se va a piedi o con anche se prende da 22, comunque... Quindi potrebbe... Io non posso andare da solo perché non posso portare pesi, e quindi ci troviamo un po'... Forse sarebbe meglio farsela portare a casa.
appunto dello stesso supermercato. Penso che quelli che ha citato, fra l'altro, sì, facciano questo servizio, che è anche gratuito oltretutto, quindi non lo so, questo credo di sì, non lo so. Credo di sì, credo che abbiano anche tolto, la maggior parte abbia tolto il limite di spesa oltre il quale scatta la gratuità, no, del servizio, proprio per venire incontro alle persone che magari hanno bisogno di farsi portare proprio la spesa a casa in questo periodo particolare. Va bene. Si informi, magari provi a vedere, magari è più comodo e non rischia sanzioni, anche per questo, insomma, glielo dico. Va bene. Grazie. Grazie signora. Sì, signor Stelio, grazie, buona giornata. Mi ha mandato un po' in confusione perché vedo qui una persona che si è messa in contatto con me, è il nostro amico Dushan. Allora, io lo metto in postazione. C'è anche una bella musica qua in sottofondo. Dushan, buongiorno. Devo cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Laura non c'è. Ma c'è, radio, ci sono qui. E ciao Laura, c'è una Pasquetta di disperazione questa. Buona Pasquetta di disperazione, Dushan. Come stai? Come la stai trascorrendo? Raccontaci, sì. ci dai sempre qualche spunto. Sì Laura, siamo a Fernetti qua e ti ascoltavo, Laura non c'è perché sono triste, ma anche te sei triste che ti tocca lavorare, Laura. Sì, un pochino, dai, ma qua per fortuna ho i colleghi che sono simpatici, dai, meno male quello, insomma, dai, ce la passiamo. Resistiamo lo stesso. Sì, mi stavo ascoltando, stavo ascoltando Radio Liepa, Laura, c'è una radio di Sarajevo. Radio Liepa. Tutto il giorno canzoni di NEC. Che bello, tutto solo NEC. Solo NEC, tutto il giorno. Mamma mia. Tutto il giorno questa. C'è Radio Liepa, Laura, si chiama. Che bello. Certe volte tengo canalizzati. Non la conoscevo, devo ascoltarla sicuramente. Ascolta, quant'è che ha fatto Pasqua? A Pasqua ero a casa, non ho lavorato, lavoro oggi. Ho fatto il pranzo, sono stata col bimbo. E tu chiamava anche a casa per le domande? No, per fortuna no, ma ho spento il telefono, Dushan, quindi non potevano. Sì. Ho chiuso il telefono. Ascolta, aspetta, ti volevo far vedere. Ecco, ti ho trovato il geranio. Il geranio, bellissimo, ma grazie. Sì, ma eccolo. È per me questo. È tutto tuo, solo che era tutto chiuso e Irko. Ma dove l'hai trovato quel geranio? Dal pergolo. No, ma non l'hai mica arrivato da un pergolo, no, Dushan? ma non era la frase se qualcuno ruba fior per Laura sotto di Dushan? Aiuto. Non era quello. No. Riportalo, ti prego, sul balcone dove l'hai trovato. Faceva la griglia di Pasquetta che con frega geranio. Signora, non si può andare in pergolo oggi, è vero Laura? No. Cosa dici? Ma no, in pergolo si può, come no? Riportalo, ti prego, riportalo al signore sul geranio. No, signora, no, è di Laura, c'è di Laura questo. È legge che la prepotenza del governo, che non si deve stare in balcone. La signora, no, non c'è suo questo, Laura. Aiuto. Ascolta, adesso, mi farei non sapere. Posso neanche ammazzarla. No, mi farei sapere chi è questa signora, glielo riporterò io appena si potrà allora, dai. Ma come pensi di recapitarmi questo geranio? Come pensi di portarmelo? Perché io non posso venire fino a Fernetti. Ma amico, il permesso, Ah, ok. Ieri ero alla festa del sindaco, mi ha fatto un foglio. Ah, capito. E noi potevamo, Ah, voi potete. Già, no? Non voglio sapere nulla. Ascolta Laura, ti ci hanno annoiato ieri senza di me?
No, ma sono stata bene, dai, sono stata in casa, non ho neanche guardato delle quattro, confesso, però dai, è andata bene. Neanche voi. E non gliela fermo più, sai? Non potete No, più di mi noi. dico, Ma solo no, così bucare, se me lo guardevo. ah, solo, ah, ecco, quindi sapevate che non c'ero io, non l'avete visto. Guardiamo solo cose gentili. Oggi sono vestita di salmone, anche Ivko che c'è venuto voglia di mangiare salmone con questa bella giacca che ti gà, e noi siamo felici. Che meraviglia, siete felici. Ma siete tu e lui e basta? Chi Sì, siete? eh sì. Ah, solo voi, in isolamento Nuovo ancora. capitolo, Siete soli? Laura, c'è collegazione che non funziona. Ah, con le gazze funziona male. Dicevo, se siete soli voi due e basta. Sì, siamo soli e ieri ci arrivava un camion dei preservativi, non sapevamo cosa fare, infinivimo di acqua e facevamo come li. Aiuto, e su questa poi è sparito il collegamento. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare il nostro Dushan. Non ci sto riuscendo, non so se c'è un'altra chiamata in arrivo. Ha ragione lui, insomma, il collegamento non è buonissimo. Niente, non ci sto riuscendo. Vediamo se faccio ancora un tentativo, vediamo se riusciamo almeno a salutarlo prima appunto di farvi vedere un altro servizio. Eccolo qua, abbiamo ripristinato il collegamento, Dushan. Eccoci qua. Sì, cosa è successo? Non lo so, non lo so cosa è successo. Tu ne sai qualcosa? No. Sì, ascolta, Di. allora volevo fare un tutoriale per la mascherina, se Paul. Sì, prego, dai, facci Ecco, vedere. stamattina c'è Ivko che ha buttato con la rioda del camion sotto un gatto. Aia. Lo ha schiacciato, Una allora te le cobra. forbici col gatto, ti taglio il viso, Ma così. no, che cosa Ma orribile. ormai sei morto, Ma ho e ti fa la capito. mascherina, eccola, e con questo ti può andare a fare spesa. No. Beh, bellissima però, E se peccato buttarlo, no? Pecca, Ecco, del gatto non si e butta allora via niente. mascherina, che cosa? Vabbè, comunque, Laura, ti volevo dire Sì. ti mi manchi. Spero presto che se liberemo qua ti vengo a trovare con camion. Va bene, Sì, e ti ti porto in aspetto. Bosnia con noi. Addirittura, vabbè, quello. Sì. Va bene, Dusha, speriamo che passi presto, dai, che riesci a muoverti. Ma tu comunque riesci comunque a muoverti, tu hai tutte le carte in regola, no? Come vi dicevi prima. Sì, beh, Sì, dai. potevo, ma non tanto, lo Ma restiamo meglio qua non dirlo, intanto. insomma, ecco, dai. Finché vedo Tele4 resto qua e ti guardo Va e dopo un bene. giorno ti vengo ciò. Va bene, d'accordo, allora aspetterò quel giorno, dai. Grazie, Dushan. Grazie di. Grazie, un saluto, Ciao. ancora buona Pasquetta, grazie. Grazie del. Ecco, è di nuovo NEC in sottofondo, tutto 24 ore su 24. Devo davvero trovare questa radio con 24 ore di NEC e Laura non c'è. Allora, ancora una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Paola, Sì, buongiorno, sono Paola. buongiorno. Tanti auguri, Laura. Auguri, auguri anche a lei, Paola. Mi volessi fare una domanda, magari Prego, non sai. Allora, dica noi a pure. settembre-ottobre che abbiamo prenotato, giustamente non sapevamo questo coronavirus, Certo. abbiamo da un acconto per un villaggio a Ferrara dove ci andiamo ogni anno. Sì. Noi che abbiamo telefonato l'altro ieri giustamente di chiedere se questo acconto ne viene ritornato. In nega Sì. risposto che loro invece di versare a maggio, li verserà a giugno perché ha le disposizioni come villaggio che poi verser. Voi sapete qualcosa di tutto ciò? Cioè che non sapevo nessuno se uscimo da sto No, coronavirus. infatti di date non ne abbiamo assolutamente, non Come fa a credo. saper Lori No. che a giugno ha la disposizione che poi verserà i villaggi e non ne torna l'acconto per Infatti agosto? non lo possono sapere neanche loro da quello che ci Ma anche sul risulta, no? sito c'è scritto, se un adesso entra e vuoi prenotare per agosto, che avremo magari quella settimana di ferie, ti Sì. fa prenotare, perché Lori dici che invece di verser a maggio ha le disposizioni che Lori a Ferrara poi verser a giugno.
Guardi, non, proveremo magari anche a verificare se, se corrisponde al vero questa notizia, però non, a noi non risulta, insomma, ancora non sappiamo nulla su una possibile perché riapertura. Perché giustamente non sapevamo neanche noi quando finisse. Esatto, no, ancora non si sa, non si ha una data certa, quindi si può ipotizzare, questo sì, però di parlare di date certe... Invece, non... se puoi prenotare anche adesso. Viene, viene dato per certo, insomma. Sì, capito. Lo ridò per certo che si è aperti. Beh, non so se un eccesso di ottimismo oppure non so dirglielo, però io andrei più cauta, insomma, a fare altre prenotazioni e poi, insomma, eventualmente se non avete la possibilità di riavere subito questo, questo anticipo che avete dato, magari rivolgetevi a qualche associazione dei consumatori per riaverlo, insomma, se, se dovreste avere difficoltà. No, perché altro la gente adesso se va sul sito, i prenota e sì, l'acconto. Sì, capito, infatti, certo. Giugno, no? Chiaro, però ha detto che è verdi. Vabbè. Ancora non, non sappiamo nulla, magari sarebbe bello, insomma, ecco. Piacerebbe avere una data certa di apertura, si sopporterebbe più facilmente, sì, anche no, la reclusione così prolungata. Ha ragione, niente, Paola. La ringrazio. Grazie, Laura, grazie buona Paola. Buona Pasquetta anche a lei, buona giornata. Allora, a questo punto è arrivato il momento di salutarci per oggi. Passerò la parola al collega Marco Stabile, dicevo da parte mia, facendovi anche rivedere il servizio che avevo annunciato prima sulla crisi del comparto vitivinicolo e dell'auto di cui ci siamo occupati prima in redazione, perché arrivano anche queste notizie da parte delle associazioni di categoria, in particolare la Coldiretti e il comparto automoto e ricambi, per quanto riguarda proprio la situazione in Friuli Venezia Giulia. Quindi rivediamo il servizio, poi magari ne rivedremo anche un altro per dare il tempo al nostro collega Marco Stabile di prendere la postazione al posto mio, di sanificare un po' tutta la postazione, come facciamo sempre anche noi nei cambi tra colleghi. E da parte mia quindi buon pomeriggio e la parola passa a Marco Stabile. Per il comparto vitivinicolo servono liquidità immediata e la risoluzione del nodo giacenze. Coldiretti Friuli Venezia Giulia informa per questo della proposta della Confederazione Nazionale inviata alla ministra Bellanova e alle amministrazioni regionali per assecondare una ripresa che sarà lenta e difficile e non consentirà sicuramente di smaltire l'invenduto 2019 prima della prossima vendemmia. Dopo l'agriturismo e il florovivaismo, il comparto vitivinicolo è sicuramente il più colpito dall'emergenza coronavirus. Se il canale della grande distribuzione continua a funzionare discretamente, la chiusura imposta a bar, ristoranti e alberghi ha fatto crollare le vendite dei vini di qualità. A livello nazionale si stima un calo del 40% in volume e del 60% in valore, ma considerate le caratteristiche dell'offerta enologica regionale, in Friuli Venezia Giulia le percentuali sono sicuramente più elevate. La richiesta della Coldiretti nazionale, spiega il presidente regionale Michele Pavan, sono l'apertura di una campagna di distillazione volontaria per eliminare dalle cantine 3 milioni di ettolitri di vini generici e il rifinanziamento della misura Vendemmia Verde su circa 30.000 ettari. E insieme ad altri comparti strategici per l'economia, il coronavirus sta mettendo in ginocchio anche l'auto. Giorgio Sina, presidente regionale del gruppo Auto Motoricambi, rende noto il dato delle immatricolazioni di marzo in Friuli Venezia Giulia, meno 86,6%, con la punta del meno 89,2% di Udine. Da gennaio a marzo, inoltre, le vendite sono calate del 41%, una percentuale superiore al 35,5% italiano. Una situazione pesantissima, sottolinea Sina, e ad aprile andrà pure peggio vista la paralisi perdurante di larga parte delle attività produttive e della vita sociale. Il settore, un totale in Friuli Venezia Giulia di quasi 800 aziende e oltre 2.200 addetti secondo le elaborazioni del centro studi della Camera di Commercio Pordenone Udine su dati infocamere, ma che se si tiene conto pure di riparazione e commercio di parti accessori coinvolge 2.000 imprese e 7.000 collaboratori, precisa Sina, si aspetta una contrazione delle vendite a fine anno superiore al 50%.
Bentrovati, bentrovati in diretta e buona Pasquetta a tutti anche da parte mia. Stiamo tentando un collegamento sportivo, visto che è lunedì, stasera non c'è il caffè dello sport perché è Pasquetta, ma insomma volevamo sentire uno dei simboli delle nostre squadre, Pablo Granocce della Triestina, attaccante della Triestina, è un amico del caffè dello sport. Innanzitutto ciao Pablo, buona Pasqua, anzi buona Pasquetta. Ciao Pablo! Ciao, ciao a tutti, buona Pasquetta anche a voi. Allora, come hai passato queste festività a Trieste, ovviamente senza poter andare in giro, ma insomma con la famiglia? Aspetto un attimo perché c'è qualche problema di connessione, vediamo se si riconnette il videofonino, solo un istante. Allora, proviamo di nuovo. Eccoci qua, ritentiamo la chiamata, ora dovrebbe, vediamo se riusciamo a posizionare meglio il videofonino per fare la videochiamata con Pablo Granocce, attaccante della Triestina che come tutti ovviamente in casa in questi giorni, lui ovviamente con la famiglia è a Trieste, adesso cerchiamo di riattivare il collegamento, altrimenti ci proviamo tra un po'. Comunque 15.05 del pomeriggio, vedete il titolo, virus in arrivo 300.000 mascherine. Ecco qua Pablo, ciao Pablo! Eccomi, ciao, ora sì. Eccolo qua. Allora, Pasqua in casa Triestina, com'è andata? Bene, dai, diciamo che è stata una Pasqua diversa dagli altri perché di solito la passiamo con parenti, amici, ma siamo stati comunque bene in famiglia, tranquilli, vedendo che comunque le cose stanno pian piano migliorando, quindi dai, un po' diversa, ma siamo stati lo stesso bene in famiglia. Ascolta, so che anche il mister ha un po' mandato un messaggio, no? di supporto e anche di incoraggiamento a tutta la squadra, perché insomma comunque non è facile, no? Restare a casa, non potersi allenare, anche per i ragazzi più giovani, no? È un'esperienza un po' particolare. È ovvio che ci sono persone che soffrono, però chiaramente anche voi siete in una situazione singolare. Sì, assolutamente. Ci sono dei ragazzi che sono lontanissimi dalla famiglia, ragazzi che sono chiusi in un appartamento da un mese, come tanti italiani, non siamo solo noi a soffrire questo momento, però sicuramente per loro, per chi è lontano dai cari, è stata una Pasqua difficile, ma come anche scritto lui, questo è un gruppo maturo, un gruppo di uomini, quindi sicuramente ci aiuterà questo per essere più forti e ci darà un bel insegnamento, sicuramente questo momento di solitudine a tutti noi ci darà in futuro un qualcosa in più. Certo. Com'è andata con i bambini a Pasqua in casa? Bene. Loro avranno mangiato forse un chilo di cioccolato a testa. però bene, dai, loro si divertono a loro modo, sono stati bene. Ascolta, sta filtrando dal nuovo DPCM del governo che potrebbero esserci indicazioni anche per la ripresa dell'attività calcistica, non ora ma in estate, quantomeno per la Serie A. Altri sport per esempio hanno già dichiarato la stagione chiusa, vedi la pallacanestro di Serie A, il volley di Serie A, per il calcio invece pare ci sia qualche possibilità, per la Serie A insomma si sta lavorando, per le altre serie è tutto forse un po' più con il punto di domanda. Sì, qualcosa si sta muovendo, forse io sono un po' pessimista riguardo a, man mano che sono passati i giorni, sono un po' pessimista riguardo alla nostra categoria. Vedo il presidente in molta difficoltà, sicuramente per loro è un duro colpo. Bisogna aspettare qualche giorno, mi sa che in questa settimana hanno degli incontri importanti di cui magari si tireranno delle soluzioni sul tavolo. In questo momento è difficile ancora dare un'opinione certa, perché secondo me la Serie C fa fatica. Io spero, mi auguro di poter finire il campionato, ma è un po' difficile.
Pablo, tra l'altro, si è parlato quando, diciamo, non c'è il calcio giocato, si fanno tante ipotesi, no? Ne ha parlato anche Milanese, ne parlavamo anche con Mister Gautieri, di queste ipotesi della Serie C d'Elite, no? Di questa possibile Serie C del futuro con tutta una serie di squadre, quelle che, come dire, hanno da una parte la possibilità economica, dall'altra parte anche stadi, tifosi, quindi per far crescere, diciamo, anche questo movimento, anche questa serie. Che cosa ti sembra? Mi sembra una buona soluzione per dividere un po' magari chi vuole puntare veramente alla Serie B o chi vuole valorizzare i giovani e fare un altro tipo di campionato. Sicuramente diventerebbe una B2 perché se tu metti oggi come oggi le squadre come Bari, Regina, come Vicenza, come Triestina, come Padova, come Carpi, come Modena, Cesena, mi vengono in mente piazze importanti. Sicuramente è quasi una B2 e sarebbe molto più appetibile per tanti. È una buonissima idea che vedremo in futuro se si può portare avanti. A me mi piacerebbe, sarebbe bello perché sarebbe un girone unico contro tutte le squadre forti. Sicuramente può essere una bella idea. Pablo, ti uso tra virgolette per capire anche la situazione in Sud America. Hai sentito i tuoi parenti in Uruguay? Com'è la situazione? In Uruguay a casa mia sembra tutto abbastanza controllato, ci sono stati dei contagi ma controllati. Ho visto un po' in Brasile la situazione che è un po' peggiorata, sono tantissimi abitanti quindi è un po' più difficile controllare la gente. Quindi in Brasile mi sa che stanno vivendo un momento difficile come noi magari 15 giorni fa. Però per fortuna i miei cari stanno bene e l'Uruguay per ora sta controllato. Ascolta, qua si parla quantomeno, diciamo così, del 3 maggio come data in cui forse poi si riapriranno un po' di cose, si sbloccherà un po', la situazione. Voi ovviamente vi allenate per quanto possibile in casa, si fa un po' di movimento, no? Sperando di tornare, a correre sull'erba. Comunque, nel caso in cui si torni a giocare, ci vorrà una preparazione, anche se tutti quanti noi ci siamo allenati, ma ci vorranno almeno una ventina di giorni prima di poter giocare, secondo me, per come la vedo io. Quindi speriamo di iniziare a allenare più presto perché veramente ci sta mancando tantissimo. E soprattutto se si ha l'idea di finire magari a giugno e luglio, ecco. Speriamo poter allenarci presto per poter affrontare un paio di mesi che nel caso in cui si giochi saranno molto impegnativi. Pablo, in chiusura ti chiedo, ci fai un augurio di Pasqua nella tua lingua, però in uruguagio e castigliano sostanzialmente, no? Ce lo fai Come no? così? Come no? Io les deseo muy felices Pascuas para todo el pueblo triestino y nos vemos pronto en el Rocco. Grazie, Pablo. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. A te famiglia, buona Pasqua e Pasquetta. Ciao Pablo, un forte abbraccio, grazie per essere stato con noi perché è veramente sempre bello sentire Pablo, una persona solare, simpatica e poi insomma di calcio di altissimo livello ne ha visto veramente, veramente tanto. Allora, tra poco un altro collegamento in salsa sportiva, diciamo così, se c'è una telefonata la prendiamo, se no ci provo subito. Ci provo Provaci subito. subito. Ci provo subito, ormai con Guido qua si va così unplugged. Saremo insieme fino alle 4, poi ci sarà la TV dei piccoli, seguitissima, quindi preparatevi per i compiti, per le varie attività che vengono realizzate all'interno di questa finestra e poi torniamo dalle 4 e mezza alle 5 e mezza, poi ovviamente il TG di Pasquetta su Tele4 e la straordinaria dalle 8 alle 9. Proviamo a contattare il presidente della Barcola Grignano, Mitja Jaluz, che ci ha chiesto anche di poter intervenire per un'iniziativa importante che sta facendo la Velika Barcola Grignano, la società organizzatrice della Coppa d'Autunno della Barcolana, la regata con il più alto numero di partecipanti al mondo. Allora, gli mando un messaggio, al momento è impegnato, sentiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Prego? Sì, Prego. prego. Sì? Ci racconti? Sì, una semplice domanda. Buongiorno e buona Pasqua vi volevo fare prima di tutto. Grazie. Mi ho letto attentamente la ordinanza di Fedriga, la numero 6 del 3 aprile, Sì. sulle regole che deve adottare
uno sugli autobus cittadini, intendo. Sì. Non sono previsti i guanti, sono facoltativi. Sì. Devo dire la verità, io quando è stata fatta la prima ordinanza avevo contattato la regione e avevo chiesto conto della situazione, perché nella dicitura precedente diciamo che sembrava fossero obbligatori, insomma non era specificato proprio. Questa volta invece è stato specificato, obbligatoria la mascherina o altro presidio per coprire naso e bocca, guanti facoltativi. Ha ragione. Ecco. Mio marito sabato mattina ha 80 anni, si è beccato una multa di 400 euro, che non è poco in questi tempi per nessuno, perché non aveva guanti sull'autobus. No, aveva tutto in regola. Questo, su questo bisogna fare chiarezza allora, perché se lei è sicura che sia successo per questo motivo e non perché... Prego? Attenzione però, è sicura che la multa sia stata data perché non aveva i guanti? Mio marito aveva con sé il certificato che bisogna portarselo dietro. Sul certificato è specificato la X sulla mancanza dei guanti. E allora su questo dobbiamo fare chiarezza. Grazie per la chiamata. Se ma come faccio? A chi mi rivolgo? No, ecco, no, no. Questo se stia mi lì, aiuta. Stia lì, guardi Tele4. Chiedo a Guido Ingri in regia, se possibile, chiamare la sala operativa della polizia locale, perché su questo dobbiamo assolutamente fare chiarezza. Dobbiamo assolutamente... Signora! C'è ancora? Sì, vorrei ancora, capire chi ha fatto la multa a suo marito. Sì, sono due cognomi, adesso no. No, chi ha fatto? I vigili, la polizia, i carabinieri, chi? Scusi un attimo, mi prende. Che chiedo a mio marito, chi te perché ha fatto la multa? È molto importante questo. Bisogna capire. Vigili urbani, saliti sull'autobus. E allora però questo dobbiamo chiarire. Chiamiamo la sala operativa della polizia locale. Chiamiamo la sala operativa della polizia locale perché giustamente, come dice la signora, resti lì ancora un attimo, è facoltativo l'utilizzo di guanti. Chiamiamo, allora chiudiamo la telefonata, signora rimanga in ascolto, chiamiamo la sala operativa della polizia locale prima possibile, perché su questa cosa dobbiamo forzatamente fare chiarezza, perché anche Tele4 ha letto, anzi... Proviamo a chiamare Milocchi, sentiamo con i nostri colleghi Paladin e il nostro ovviamente Gulotta in redazione. Per cortesia, avvisiamo il comandante della polizia locale che abbiamo urgenza di parlare con lui, perché anche Tele4, facciamo vedere l'ordinanza della regione, su questo punto una settimana fa vi ha chiesto lumi, è arrivata la nuova ordinanza proprio sul punto dei guanti, la nuova ordinanza è molto chiara. È facoltativo l'utilizzo dei guanti, mentre è obbligatorio l'uso della mascherina e un'alternativa, una copertura per il naso e la bocca, foulard, sciarpa e copricollo. Quindi se veramente la multa è stata fatta solo per i guanti, se veramente la signora dice il vero e ha una documentazione, su questo evidentemente può esserci qualcosa diciamo, da contestare, da chiarire innanzitutto, perché io leggo dal sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il testo di quanto è stato deciso dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Quindi è molto importante chiarire in modo che su questa questione non ci siano più fraintendimenti. E quindi adesso io provo a mandare anche dei messaggi. Ditemi dalla regia appena abbiamo pronte le persone. Provo a sentire anche il Presidente... Un attimo. Provo anche a chiedere al Presidente della Regione se eventualmente vuol fare un collegamento con noi, perché ovviamente... Eccolo qua. Comandante Milocchi! Sì, buongiorno. Buongiorno, mi scusi tanto se la chiamo, ma c'è un caso che dobbiamo risolvere. Allora, la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato un'ordinanza circa il trasporto pubblico che ha, diciamo così, prorogato per la precedente ed ha precisato nell'ordinanza che... Leggo dall'ordinanza della regione, è obbligatorio l'uso della mascherina o in alternativa di una copertura per il naso e la bocca, foulard, sciarpa, copricollo. E fin qua, ok. Mentre è facoltativo l'utilizzo dei guanti. Abbiamo ricevuto una chiamata e anche un'altra segnalazione relativa al fatto che ci sono state multe a persone che viaggiavano a bordo degli autobus senza guanti. Voi ci spiega, perché giustamente da casa non capiscono più niente. Beh, non so quanto sia vero che abbiano preso la sanzione per i guanti, forse hanno preso semplicemente la sanzione perché si stavano muovendo con gli autobus senza una un motivo valido.
Sì, okay, perché okay. Fin dall'inizio avevano fatto già la prima, ma poi avevano precisato che i guanti erano facoltativi. Ecco. Quindi non credo. No, perché le spiego, preso. Comandante, l'ordinanza iniziale, sì. Avevamo sì. qualche dubbio anche noi nella dicitura che c'era, mentre diciamo nella proroga è stato proprio scritto... La proroga è specificato, la proroga di ieri, se non sbaglio, è chiarissimo. In quella precedente non era chiaro, anche se o comunque la copertura naso-bocca sembrava già indicare soltanto l'obbligo di coprire il naso e la bocca, insomma. Quindi, comandante, lei ci conferma che non si può prendere la multa per il mancato utilizzo dei guanti, ma solo se o ci sono motivi non urgenti, oppure se uno non ha la mascherina o ciò che sostituisce la mascherina, diciamo così. O il foulard, il fazzoletto, quello che vogliono utilizzare. Okay. Sì, questo glielo confermo. Ok. Comandante, come sta andando la giornata, questa giornata di festa? Ma sostanzialmente bene, nel senso che effettivamente città, ma anche il Carso e Barcola sono deserte, quindi sostanzialmente bene. Stamattina abbiamo trovato due money transfer aperti e sono stati sanzionati, ma per il resto il rispetto è pressoché totale, anche gli esercizi commerciali, esercizi vendita. Comandante, io la ringrazio tanto, mi scusi se l'ho chiamata al volo, ma non volevo far passare un messaggio sbagliato rispetto alla telefonata che è arrivata, quindi certo. Volevo subito chiarire, no? Ah no, beh, giusto. Grazie, è comandante, giusto, buona Pasqua! Altrettanto a lei, buona Pasquetta. Grazie, e ne approfitto per augurare buona Pasqua anche a tutta la polizia locale di Trieste, a tutta la polizia municipale, a tutti gli addetti che insomma lavorano sia sul campo che nelle centrali operative in questo momento in maniera veramente incredibile. Prossima chiamata, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Stabile, buon pomeriggio e buona Pasquetta. Volevo un'informazione, volevo sapere se era già stato trattato questo... chiamiamolo problema a livello di informazioni sbagliate. Mm. Quello che volevo sapere io, visto che da un po' di tempo, insomma da un paio di giorni, visto anche la clausura di tutti quanti, stanno cominciando a girare video dove si dice che in base all'articolo della legge del tal dei tali, in base all'articolo della Costituzione, in base a... Secondo chi appunto pubblica questi video, che però sono, come dire, sono citati gli articoli, non è che gente che parla così per sentito dire. Cioè questi video dove pubblicano questi articoli del codice penale piuttosto che del codice civile, invitano la gente a dire beh potete uscire perché tanto non è vero niente che si deve stare a casa perché è una privazione del diritto del cittadino, eccetera, eccetera. Voi potreste magari invitare un legale che spieghi veramente se questa cosa qui è vera, allora, o no? Allora, mi ripeta il discorso specifico su cui vuole la risposta. Vorrei capire, visto che c'è tanta gente che pubblica questi video, sì. Citando appunto articoli sia della Costituzione che dei codici civili circa e civile penale. Circa però cosa? Mi dica che punto? Cioè, questo punto qui, questa gente sta pubblicando delle fake news o sta pubblicando veramente una cosa vera che noi siamo a casa? Mi perdoni, perché... mi scusi, la capisco ma non capisco, mi faccia l'esempio concreto di cosa parliamo? Parliamo di video, sì? Messi in rete. Di cosa? Cioè di video, sì, diciamo di video o sì? di post scritti dove appunto citando degli articoli di legge, sì? Questa gente dice che noi siamo a casa ma possiamo anche uscire perché in base agli articoli della Costituzione. Ma non è vero, assolutamente no. Assolutamente no, perché il DPCM, certo. Il decreto del Premier, del Presidente del Consiglio, che è stato controfirmato da tutte le autorità, fa sì che siano valide quelle regole là in questo speciale momento di emergenza. Che poi dopo ci possono essere contestazioni, ma in questo momento hanno un valore, anche perché, non so se ha seguito Tele4, ma magari lo ritiriamo fuori, lo facciamo vedere dopo, abbiamo sentito anche il già Presidente delle Camere Penali di Trieste,
cioè uno dei magistrati più importanti di Trieste. Ho sentito qualcosa, ma non nello specifico di, riguardante a questi video che stanno girando. Sì, mi scusi. Sulla rete. Benissimo, ma questi video, se si riferiscono al fatto che si può uscire di casa in barba al DPCM del governo e le ordinanze della regione, sono sicuramente in contrasto alla legge. Ne abbiamo parlato già con autorità, diciamo, penali di settore. Okay. Quindi è chiaro che sono fake news. Appunto questi video specificano che il DPCM non è una legge e quindi non può essere, non può sovrastare la legge, in poche parole. Io sono comunque per lo restiamo a casa, ecco. Assolutamente. Diciamo così. Guardi, però tempiamo, volevo un po' di chiarezza. Seguo comunque a Tele4, da qua, dopo ci sarà TV dei piccoli, dopo le 4:30 proviamo anche a riparlare di questa materia con una persona competente. Va bene? Ok, la ringrazio. Però tantissimo. Le dico subito che forse è meglio che cestini questi video e poi senta le notizie ufficiali. Poi mi organizzo per farle dare una risposta. Mi organizzo certo, per farmi dare una risposta. Che appunto loro fanno leva sul fatto che il DPCM, non essendo una legge ma un decreto, non può sormontare la legge che prevede che il cittadino può muoversi. Ecco, bene, in redazione sono già al lavoro per contattare chi di dovere. Va bene, la ringrazio tantissimo. Ok, allora a breve sentiremo anche Michele Scozzai di Trieste Trasporti, che però sentiremo via chiamata normale. Prima però adesso sentiamo Mitja Jaluz, presidente della società velica di Barcole Grignano, la società che organizza la Barcolana, poi sentiremo Michele Scozzai di Trieste Trasporti in telefonata normale. Ciao Mitja! Ciao, buongiorno, ciao Marco! Un buon pomeriggio, una buona Pasqua e anche Pasquetta a Mitja Jaluz, presidente della società velica di Barcola e Grignano. Buon pomeriggio! Ciao, ciao Marco, buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori di Tele4, buona Pasquetta. Allora, so che anche dal punto di vista della velica Barcola Grignano, della Barcolana, c'è qualche iniziativa importante in corso dal punto di vista della solidarietà, mi hanno detto così, quindi ti ho chiamato al volo. Sì, assolutamente, in queste settimane abbiamo cercato di stare vicini a chi è al fronte in questa battaglia durissima contro il coronavirus, dapprima mettendo in vendita il famoso manifesto di Marina Abramovic con il messaggio "We are all in the same boat", siamo tutti sulla stessa barca, e da venerdì parte invece un corso speciale dell'Accademia di Mare Barcolana, venerdì pomeriggio, un webinar come si chiamano ora, che affronterà con grandissimi nomi della vela italiana, da Tommaso Chieffi a altri grandissimi velisti, delle tematiche legate alla navigazione. Avremo Andrea Caracci, avremo Alberti, avremo Leandro Visentin, tutte persone che ci porteranno a studiare meteorologia, a studiare navigazione con gli strumenti più avanzati, e tutto il ricavato di questo corso organizzato dall'Accademia di Mare verrà devoluto alla Protezione Civile, esattamente come il ricavato della vendita del manifesto. Questo è il modo che abbiamo deciso, con cui abbiamo deciso di stare vicini appunto a chi sta combattendo una battaglia durissima per tutti noi. Ecco, Mitja, se posso, ti posso sfruttare anche nel tuo ruolo accademico da professore di diritto processuale penale, se posso un attimo, perché pare si stia diffondendo questa fake news, una serie di video secondo cui delle persone sostengono che i divieti imposti col decreto legge del governo vengono superati, diciamo così, da quella che è la Costituzione italiana. In sostanza si può comunque circolare liberamente perché il decreto legge del governo non è una legge. Secondo me è una panzana, però siccome come dire, tu sei un professore di diritto ne sa, chiedo a te, ti sfrutto anche da questo punto di vista. Ma ti confermo che è una fake news, come si suol dire, o una panzana, come hai detto giustamente, nel senso che i decreti legge sono equiparati nel nostro ordinamento alle leggi ordinarie, e chiaramente devono essere convertiti entro 60 giorni dal Parlamento, e quindi diciamo noi abbiamo avuto un primo decreto legge che è quello che
in qualche modo è madre di tutti i cosiddetti DPCM. Con quel primo decreto legge del febbraio scorso sostanzialmente si è dato un mandato al Presidente del Consiglio dei Ministri di adottare una serie di decreti, appunto quelli che ormai conosciamo, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che di volta in volta, sulla base delle esigenze sanitarie, definiscono le restrizioni. Quindi abbiamo avuto poi successivamente un altro decreto legge che ha previsto delle sanzioni amministrative, perché la sanzione penale per chi viola il divieto non è particolarmente effettiva, e oggi invece tutti i cittadini devono sapere che se vengono sorpresi a circolare senza avere la giustificazione, diciamo, ormai ben note, quindi una necessità stringente, far la spesa, portare cibo a un parente che non è in grado di muoversi, esigenze lavorative per coloro che continuano a lavorare non in smart working, naturalmente, queste sono, diciamo, le più diffuse. Evidentemente al di fuori, dicevo, chi si muove violando le prescrizioni al di fuori di questi casi incorre in una sanzione amministrativa molto pesante, che può essere irrogata immediatamente, quindi non si passa attraverso un processo penale, non c'è la possibilità di un'obliazione, ma chi effettua i controlli, dalla Guardia di Finanza alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, agli stessi, alla stessa Polizia Municipale, può irrogare una sanzione immediata. Quindi starei ben attento a seguire le fake news, perché ne va del portafoglio e può andarne anche della filina penale nei casi più gravi, soprattutto se la persona è positiva ed è tenuta alla quarantena. Allora, intanto ti ringrazio perché ti ho fatto lavorare anche a Pasquetta, diciamo così, non era giusto, perché proprio ovviamente non era preparata la chiamata con Gialuz dal punto di vista, diciamo, del discorso del diritto penale, ma siccome ci sono state queste telefonate ho approfittato della sua competenza. Torniamo invece sul fronte Barcolana, manifestazione che ovviamente arriva la seconda domenica d'ottobre, ancora lontana, però chiaramente voi come sempre iniziate a lavorare il giorno dopo della fine della precedente edizione. A cosa state pensando, visto che c'è comunque una situazione in divenire, ancora molto lontana, ma insomma, fino a un certo punto, quindi insomma penso che comunque state riflettendo, anche se si spera di poter fare una Barcolana regolare, diciamo così. Assolutamente, stiamo lavorando su diversi scenari, su diverse prospettive, ben consapevoli che fino a che non ci sarà un vaccino, questa situazione, come dire, di distanziamento sociale ce la porteremo dietro. Noi speriamo che nella fase 3, diciamo, la fase 2 sarà quella, speriamo che possa partire da maggio, dal 4 maggio, con la riapertura delle attività, con la riapertura di tutte quelle che sono le principali attività, pur con i distanziamenti sociali. Fase 2, che poi nella fase 3, a partire appunto dall'estate, ci possa essere un allentamento di queste misure e quindi si possa realizzare una Barcolana come quelle che conosciamo. Naturalmente stiamo però lavorando su diversi scenari che presuppongono anche una Barcolana, diciamo, con un villaggio diverso, con misure di distanziamento sociale. Stiamo per l'appunto, come sempre, ci stiamo preparando con tutte le autorità competenti, dal comune alla prefettura, alla regione, sui diversi scenari. Naturalmente adesso è ancora prematuro, noi ci siamo dati come tempistica fine giugno, inizi di luglio, quello, diciamo, la tempistica per definire che tipo di Barcolana sarà, ma naturalmente nel massimo rispetto di quelle che sono oggi le priorità, e sono salvare le vite umane, sconfiggere l'emergenza sanitaria e iniziare a affrontare la gravissima emergenza economica che seguirà a questa pandemia. Diciamo, nel rispetto di queste che sono le priorità, noi continuiamo a lavorare. Per questo, diciamo, in questa fase siamo stati un po' tranquilli, siamo stati sotto traccia, abbiamo cercato di mettere in campo delle iniziative di solidarietà, come quella che parte appunto venerdì prossimo e alla quale si potrà partecipare a partire dal Facebook di Barcolana, dalla pagina della Società Verica Barcola Grignano, per dare poi un contributo alla protezione civile.
Certo, allora Mitja Jaluz è un grandissimo velista, io no, io sono un pescatore da quando sono nato, da quel punto di vista il mio approccio marino, però l'ho buttata lì perché? Perché dalla nostra terrazza di Tele4, piuttosto che questa mattina quando siamo andati a fare il servizio sui controlli sulla riviera di Barcola, vedere il Golfo di Trieste vuoto, a eccezione delle petroliere in rada, no? Che per un periodo tra l'altro sono state quasi assenti. Colpisce poi con queste giornate praticamente estive, è un qualcosa che, diciamo, da gente di mare, no? Colpisce non solo la città deserta, ma anche il golfo senza vele e senza barche. Assolutamente, viviamo Marco un tempo sospeso, abbiamo vissuto una Pasqua veramente senza precedenti di diciamo, detenzione domiciliare, tra virgolette, di chiusura all'interno delle nostre abitazioni e chiaramente tutto questo fa riflettere perché evidentemente usciremo da questo periodo diversi da come ci siamo entrati, diversi come persone, come individui. Penso ai bambini, ecco, che in queste settimane ho i miei nipoti che stanno vivendo veramente con difficoltà, perché i bambini sono a casa da fine febbraio, praticamente dal periodo di carnevale, e devo dirvi che è veramente durissima. Penso alle persone anziane, a coloro che hanno dovuto passare la Pasqua da soli, che non hanno potuto appunto dare un bacio ai loro nipoti, stringere i loro cari. E chiaramente usciremo diversi da un punto di vista personale, ma usciremo diversi anche come società e penso soprattutto al turismo che farà molta fatica a riprendersi e quindi dovremo davvero tutti assieme affrontare questa crisi economica. Certo fa tristezza vedere il mare vuoto, così come la riviera di Barcola che tradizionalmente nei giorni di Pasqua e Pasquetta è sempre brulicante di persone pronte a far festa, pronte a condividere quello che è un momento appunto di rinascita e credo che in questi giorni la Pasqua significa proprio appunto un momento di resurrezione, di ripartenza, di ritrovato spirito. Ecco, credo che dovremmo ragionare tanto su come uscire da questa fase così difficile. Chiaramente lo dovremo fare tutti assieme con una comunità che ritrova dei valori che magari aveva perso. Ci servirà, credo Marco, anche a rivivere e riapprezzare una giornata all'aria aperta. Ecco, prima era tutto scontato, forse ci eravamo abituati a non, e non riuscivamo più a gustarci nulla, no? Perché tutto era scontato. Adesso ci riapproprieremo anche delle piccole cose. Tra l'altro, a proposito di piccole cose, Pasqua è il classico periodo dell'anno in cui faccio due esempi classici. Chi va in campeggio d'estate porta la roulotte in campeggio, chi ha la barca fa il refitting, ovvero in Triesting metti a posto la barca per l'estate. Assolutamente, questo infatti è un problema perché le barche sono ancora nei cantieri, spero che i cantieri riusciranno a ripartire nelle prossime settimane perché altrimenti al momento della riapertura a giugno non avremo poi le barche a disposizione. Naturalmente questi sono problemi piccoli considerato tutto il resto, però sono, come dire, elementi importanti nell'economia del mare, in una filiera del mare che è fondamentale, per cui se non si riesce a riaprire i cantieri, a fare l'attività di refitting, poi a varare le barche in tempo, ovviamente questo determina tutta una serie di problematiche in tutta la filiera della nautica. Mitja, speriamo di vederci presto, non con il telefono, ma di persona. Assolutamente, guarda, spero che di poter venire in studio da voi a commentare come sempre una ripresa anche dell'attività sportiva agonistica, perché anche questo, vedere appunto le palestre, le piscine, i campi deserti fa male, perché lo sport è un momento fondamentale nella nostra vita sociale, lo è in particolare a Trieste. Io spero che si possa nelle prossime settimane riprendere anche questi spazi, diciamo, di socialità sportiva, magari con regole diverse da quelle del passato, ma probabilmente molti avranno fatto attività a casa. Vedo che circolano su Facebook dappertutto consigli di come tenersi in forma. Speriamo che prevalgano questi video piuttosto che
che quelli, diciamo, legati a come fare il pane, a come mangiare in questi giorni. Temo che i nostri concittadini a casa abbiano, appunto, o spero, per dire la verità, anche per non superare il peso massimo degli equipaggi, no? Perché sennò poi non... O alzi il peso massimo che puoi avere in barca, oppure bisogna dimagrire, insomma. Esatto. Ma credo che, insomma, i triestini si siano ben rifocillati. Per fortuna tutta la catena alimentare funziona bene, quindi non ci sono stati, come in altri paesi, problemi di rifornimento dei supermercati, dei negozi. E devo veramente, un pensiero va a tutti coloro che stanno garantendo in queste settimane che il cibo arrivi nei supermercati, tutta la catena, diciamo, della logistica, che è fondamentale. Le persone che stanno lavorando, che hanno lavorato tantissimo nei supermercati, che finalmente sono riusciti a prendersi 2 giorni, domenica e lunedì, di pausa, di riposo, e stanno garantendo un servizio pubblico veramente essenziale. Loro, come tanti altri, a loro va il mio pensiero e l'augurio di una buona Pasquetta e di rivederci presto di persona. Ciao Marco, un arrivederci a tutti i telespettatori. Ciao, grazie. Allora, un attimo di pubblicità e torniamo tra poco.